Buonasera a tutti e benvenuti al recap ciclico della giornata su DAX e FTSE MIB. Le cose sono andate abbastanza in maniera similare, ma c'è stato come al solito un fastidioso intervento di che cosa? Di un raccordo inverso, ovvero quello che pensavamo fosse un sesto timonotore inverso. Per ora possiamo quasi considerarlo, ormai ci metto persino il colore, probabilmente più un raccordo inverso che altro. Perché? Innanzitutto perché eventualmente anche fino a qui è possibile che sia durato il quinto T-3 inverso partito col secondo T-1 inverso. Vogliamo tirare ancora di più la corda? Portiamolo fino a qui, ok? Fino a 43 barre persino. Successivamente non possiamo arrivare fino a qua, perché sarebbero 48, né fino a qua 49. Quindi qui si è aggiunto qualche cosa. Vogliamo aggiungerlo qui? Vogliamo aggiungerlo qui? Qui potrebbe anche essere probabilmente meglio come cosa alle 16:30. Me lo metto qua. Comunque non possiamo prescindere da questo raccordo che nel frattempo ci ha giocato contro. Perché? Che cosa è successo? Considerando la partenza del sesto T-3 da qui, quando siamo scesi tantissimo, abbiamo fatto una semplice considerazione. Siamo andati long quando c'è stata la violazione dei 12.771, swing importante. Oltretutto, violazione dello swing data da forti volumi, HFT, ferma, e avremmo potuto già vendere in gain qui, assolutamente. Non dico proprio sul massimo 12.807, ma con già una rottura della candela, con una candela rossa, si poteva valutare eventualmente se vendere attorno ai 12.788. Però capite che se eravamo entrati qua, 771, 788, sono 17 tick, un po' poco, quasi una scalpata. Per cui abbiamo tenuto. E cosa è successo? Tantissime candele rosse. Intervallo, violazione persino di questo swing inverso, ma attenzione, non ragionando soltanto con il supposto sesto T-3 che sarebbe andato qui oltre le 44 candele, ho continuato a ragionare in termini anche di T-3, ovvero prima chiusura del primo T-3 di indice, partenza del secondo T-3 di indice da qua. Caspita, eravamo arrivati a 34 barre in questo caso, per cui iniziando ad escludere la possibilità che da qua fosse partito veramente qualcosa, l'unico altro massimo interessante poteva essere questo, per cui ho detto, caspita, perché rimarrei long anche se abbiamo avuto la violazione di questo swing inverso? Per il semplice fatto che comunque anche arrivati a questa parte qua, questa candela qua di rottura, eravamo comunque arrivati soltanto a 25 barre di inverso. Non eravamo andati a chiudere con una candela verde da qualsiasi altra parte. Quindi che cosa abbiamo fatto? Siamo rimasti in trade esattamente fino alla chiusura. E quando siamo andati in chiusura, avendo già un margine da 12.771 fino a anche soltanto, diciamo, alla chiusura, prima della chiusura 805, quindi una trentina di tick, non molto, mi rendo conto, ho comunque segnalato che chi voleva rischiare poteva rimanere in overnight, esattamente come ho fatto io, anche perché ero disposto a mettere più chip su questo long. Il primo era entrato in violazione di 771 qui, avrei detto che avrei valutato anche il secondo, ma anche per il fatto che, dato che qui, da qui è partito il terzo T inverso, del mensile partito ancora prima inverso, e siamo arrivati da qualche parte a oltre 6T-3 inversi? No. Per cui se anche soltanto si volesse chiudere con questo, noi, essendo arrivati soltanto a 31 barre e potendo arrivare fino a 44 al massimo e 32 di media, a mio avviso dovremmo violare questo massimo a 12.836. Per la cronaca, continuo a suggerire a chi vuole disturbare i polemici piuttosto che a chi
non vuole prima imparare l'analisi ciclica anche soltanto base e poi commentare le idee, di tornare a farlo perché anche soltanto dal minuto 4 dell'analisi weekly avevo segnalato che anche per lunedì mi aspettavo una salita e lo segnalavo anche nell'analisi precedente. Per cui non mi venite a raccontare che non si capisce che cosa sta succedendo, eccetera, perché i casi sono vari. O non ne capite nulla di analisi ciclica evoluta e siete qua per fare polemica, e allora vi ringrazio, ma cancellerò piano piano tutti i vostri messaggi perché sono totalmente inutili e disturbano. E sono fatti da persone poco autorevoli per parlare, perché non conoscete nulla, neanche le basi, ok? Se invece con umiltà vi interessa imparare, non avete capito che se dico che si dovrebbe salire per 2 giorni, e se lo dico venerdì, o se dico che si continuerà a salire anche nell'analisi weekly, almeno per lunedì, non capite che cosa significa, non so che cosa dirvi, sinceramente. Più esplicito di così diventa veramente difficile. Non utilizzo neanche negazioni o altre cose particolari, per cui abbiamo continuato ad aggiornare i massimi, come detto, venerdì, come detto, nell'analisi weekly, come detto, anche soltanto se si pensa al fatto che da qui stia partendo eventualmente un raccordo che vada a chiudere poi il mensile, il T+3, scusate, il trimestrale, il T+3. Per cui non c'è possibilità di non capirsi, a meno che non si sia qui per disturbare, essere polemici e provare a screditare in maniera molto triste, perché tra l'altro effettivamente smentibile da analisi che vengono sempre registrate e che non possono essere cambiate. Per cui vi chiedo soltanto gentilmente, se siete qua per disturbare, di andarvene, perché intanto è inutile, non ci riuscirete. Per il resto, spostiamoci anche un attimo dal FuzzyMib, stessa identica cosa, anche qui partenza di un possibile raccordo, raccordo di un certo grado, perché in mezzo a dei T+3, e con un T+3 eventualmente ancora da dover chiudere, movimento molto simile ma molto forte in questo caso, ancora più semplice leggere che effettivamente qui abbiamo avuto un raccordo o qui abbiamo avuto un raccordo, ma comunque abbiamo avuto un raccordo per arrivare a fare questo massimo, perché comunque il secondo T-3 inverso, ovvero il quinto T-3 inverso, non possono arrivare a... Beh no, qua arrivano a 44, questo arriva a 44 barre. Oh, caspiterina, ne ho contata una di più. Un attimo, escludiamo l'ultima. No, qua non c'è neanche il raccordo, fantastico. Vedete che rivedere le cose con le persone si fanno tante cose migliori. Ok, per cui qui soltanto siamo in una condizione leggermente diversa dal DAX per il fatto che non ci siamo ancora avvicinati tantissimo a questo massimo, e invece col DAX l'abbiamo sfiorato praticamente. Meno di 10 punti per arrivare a superarlo, e che qui non abbiamo avuto raccordo, abbiamo avuto un quinto T-3 inverso, ribassista, quindi qua peraltro che così, non parte da qui, ma parte da qui, il sesto è comunque il secondo T-1 inverso. E che anche in questo caso mi aspetto un superamento entro domani mattina in continua dei 20.067. Stessi identici ragionamenti di prima, e posso farvi vedere anche qua che cosa sta succedendo. Chi guarda soltanto le candele potrebbe aspettarsi una discesa per domani, che può arrivare. Io mi aspetto il superamento del massimo a 20.067. Sempre chiaro. Vi ringrazio per il vostro ascolto, per il vostro tempo. Se desiderate imparare la ciclica evoluta prima di commentarla eventualmente a sproposito, dimostrando di non essere in grado di capire ciò che palesemente si dice nelle analisi precedenti, sono sempre a vostra disposizione. Buona serata!